fratelli, con riconoscenza a Dio nostro Padre, che con profonda gioia accogliamo qui a Bagnoli del Trigno le preziose reliquie del Beato Luigi Tezza. Questa presenza è portatrice di un messaggio di misericordia, di amore fedele di Dio verso ciascuno di noi. Grazie a questo dono della provvidenza anche noi siamo chiamati a riscoprire la nostra vocazione alla santità. Il Beato Luigi diceva: la santità deve essere a tutti accessibile. Che cosa consiste nel far molto? No. Nel far grandi cose? Neppure. Non sarebbe di tutti né di ogni momento. Dunque nel fare il bene, e questo bene ben fatto, nella condizione, nello stato in cui ci ha posti il Dio. Nulla di più, nulla al di fuori di ciò. Ascoltiamo la parola di Dio. Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. L'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Non si gonfia mai di vana ambizione, non cerca mai il proprio interesse, non pensa e non parla mai male di nessuno. È venuto a arricchire dei doni dello Spirito il Beato Luigi Tezza, che è proposto alla comune venerazione attraverso questa reliquia. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme di Gesù e di Maria, fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di Cristo. Rendici lieti di portare la croce ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli, nel nostro lavoro quotidiano, quando siamo nella gioia così come quando siamo nella sofferenza, nella salute così come nella malattia. Fa che impegnandoci nell'edificare la nostra città terrena secondo il tuo volere, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli, e la santità del Beato Luigi Tezza, che veneriamo nel centenario del suo transito al cielo. Aiutaci a custodire, ad attualizzare la memoria grata della testimonianza di fede. Tutto in Dio, tutto per Dio, tutto con Dio. Signore Dio, Figlio Redentore, a te la nostra gratitudine per la passione e per il regno di Dio che ha bruciato nell'anima e nelle opere il Beato Luigi. Perché è voluto arricchire dei doni dello Spirito il Beato Luigi Tezza, che è proposto alla comune venerazione attraverso questa reliquia. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme di Gesù e di Maria, fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di Cristo. Rendici lieti di portare la croce ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli, nel nostro lavoro quotidiano, quando siamo nella gioia così come quando siamo nella sofferenza, nella salute così come nella malattia. Fa che impegnandoci nell'edificare la nostra città terrena secondo il tuo volere, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli, nella santità del Beato Luigi Tezza,
che veneriamo nel centenario del suo transito al cielo. Aiutaci a custodire e ad attualizzare la memoria grata della testimonianza di fede. Tutto in Dio, tutto per Dio, tutto con Dio. Signore Dio, Figlio Redentore, a te la nostra gratitudine per la passione e per il regno di Dio che ha bruciato nell'anima e nelle opere e beato Luigi. Gloria e letizia dei suoi servi fedeli che ci ha dato nel beato Luigi Tezza un segno della sua protezione, faccia risplendere il suo volto su di voi. Amen. L'intercessione del beato Luigi Tezza, vivibile dei mali presenti e prossimi, e il suo esempio vi sproni a vivere secondo il Vangelo nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con Maria, Madre di Dio e Madre nostra, la gioia e la pace di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a te.